Ciao ragazzi, siamo nuovamente in compagnia del Raspberry Pi 3, poiché in queste settimane di fine autunno e inizio inverno il piccoletto è diventato mainstream. In che senso? Beh, perché tre delle distribuzioni probabilmente più famose nel mondo Linux sono finalmente sbarcate in via ufficiale sul famoso microcomputer, aprendo nuove strade decisamente molto interessanti. I tre sistemi operativi che vedremo oggi sono SUSE Enterprise Linux 12, Fedora 25 ed Ubuntu Core 16. Andiamo a scoprirli insieme. Per non far torto a nessuno, ve ne parlerò in ordine alfabetico, per cui si comincia con Fedora 25. Per chi non la conoscesse, Fedora è una distribuzione GNU Linux seguita dal Fedora Project, un progetto open source sponsorizzato da Red Hat ma completamente supportato dalla community. Per farvi capire l'importanza, almeno simbolica, di questa distro è che essa ha circa 1,2 milioni di utenti in tutto il mondo, tra cui Linus Torvalds, che è il papà del kernel Linux. A partire dalla versione 21, Fedora viene distribuita in tre edizioni, Workstation, Server e Cloud. E quella qui in avvio è la Workstation, cioè quella fondamentalmente pensata per gli utenti desktop, la più user-friendly e con preinstallato il desktop environment GNOME. Esistono poi i cosiddetti spin, un po' come i blend di Debian o i flower di Ubuntu, che sono delle versioni di Fedora che vengono distribuite con desktop environment differenti, come ad esempio XFCE o Mate, e potenzialmente pacchetti software differenti. Al momento la versione compilata per Raspberry Pi 3 è a 32 bit, così come per la maggior parte degli OS attualmente in circolazione per il microcomputer, e non è che sia proprio super scattante. Ad ogni modo, questo è GNOME nella sua ultima incarnazione, con tanto di gestore notifiche e calendario in alto, la gestione del volume, utente e di link rapidi per accedere e spegnere il sistema, bloccare lo schermo o accedere alle impostazioni. Avviando proprio le impostazioni, quello che ci troviamo di fronte è ovviamente il control center di GNOME, con tutte le classiche impostazioni del caso. Facendo invece clic in alto a sinistra, accediamo alle attività, un overlay che ci permette di lanciare nuove applicazioni, gestire le finestre correntemente visualizzate e passare tra i desktop esistenti o crearne di nuovi. Come dicevo poc'anzi e come potete notare, la reattività del sistema non è il massimo. C'è da sottolineare che questa è solo la prima versione in assoluto ad essere stata portata sul Pi 3 e c'è anche da dire che alcune delle caratteristiche del Pi non sono ancora supportate. Ad esempio, out of the box, non funzionano né il Bluetooth né il Wi-Fi. Per connetterci alla rete dovremo necessariamente collegare il cavo LAN. Sì, utilizzarla nel quotidiano in questo modo non è fattibile. Troppo lenta anche solo per cambiare lo sfondo del desktop. Figuriamoci gestire attività più complesse. Ad ogni modo, il sistema, una volta connesso alla rete, può essere ovviamente controllato da remoto via SSH e quindi è possibile sfruttarlo a mo' di serverino domestico, un po' come vi avevo anticipato in un altro focus che, se non l'aveste ancora visto, trovate linkato in descrizione e nelle schede di questo video. Fedora, come le altre distribuzioni basate su Red Hat, utilizza i pacchetti RPM ed il gestore DNF, evoluzione di Yum. Nel focus che vi accennavo poc'anzi ho analizzato 100S, che è fondamentalmente la versione comunitaria di Red Hat Enterprise Linux e che è pensata per essere super affidabile e stabile, ma proprio per essere affidabile e stabile si basa su pacchetti software non sempre necessariamente aggiornati all'ultimissima versione disponibile, anzi. Bene, Fedora, che fa parte della stessa famiglia, ha invece pacchetti software molto più aggiornati e comunque rimane un sistema anch'esso abbastanza affidabile e stabile. Che cosa voglio dire? Che per chi preferisce pacchetti RPM, il gestore DNF, è attento agli aspetti di sicurezza, eccetera, e magari vuole avere un serverino domestico con però pacchetti software più aggiornati rispetto a quelli proposti da 100S, potrebbe puntare proprio su Fedora 25. Per cui su Raspberry Pi, Fedora 25 è ottimo per un uso da serverino domestico, ma ad oggi non è ancora pronta per essere usata a modi PC domestico, uso per il quale mi sento ancora di consigliare Ubuntu Mate, come vi ho fatto vedere nell'apposito focus che, se ancora non l'aveste visto, trovate anche su linkato in descrizione e nelle schede di questo video. Bene, passiamo a SUSE Enterprise Linux o SEL 12. SEL è una distribuzione Linux commerciale al pari di Red Hat e anch'essa ha la propria variante seguita dalla community, il progetto OpenSUSE. In questi giorni l'azienda che segue lo sviluppo di SEL ha annunciato il rilascio di SEL 12 per Raspberry Pi 3 ed anche questa distro è la prima volta che fa la sua apparizione sul microcomputer. Poco dopo tale annuncio anche l'OpenSUSE Project ha rilasciato la versione comunitaria OpenSUSE per il Pi. Per chi non la conoscesse, SEL è una distribuzione europea creata in Germania e fondata nel 1992. Nel 2003 è stata acquisita da Novell, che nel 2011 è a sua volta stata inglobata nell'Attachmate Group. Nel 2014 l'Attachmate Group e Microfocus International si sono unite in un'unica multinazionale con base in Inghilterra.
Uno dei motivi per cui SUSE è famosa nel mondo GNU Linux è per il controverso accordo del 2006 tra Novell e Microsoft, firmato al fine di far comunicare meglio la distribuzione SEL con il mondo Windows e per facilitare il cross-marketing tra i prodotti delle due aziende e fondamentalmente per condividere alcune licenze e patent. A differenza di Fedora 100S e le altre basate su Red Hat, oppure Ubuntu e le altre sue derivate basate invece su Debian, SEL parte da Slackware. Ad ogni modo, la differenza principale tra SEL e OpenSUSE è che la prima è la versione commerciale, stabile, affidabile, con pacchetti software non necessariamente aggiornati all'ultimissima versione, quindi come Red Hat e 100S per capirsi, mentre OpenSUSE è la versione con tutte le ultime migliorie, tecnologie e quant'altro, seguita ovviamente dalla community e potenzialmente molto meno stabile, come Fedora, sempre per capirci. Una volta avviato il sistema, ci troviamo di fronte ad un desktop environment decisamente minimale. Questo perché, come anticipato, SEL nasce per fungere da server, quindi l'idea è quella di avere un sistema comunque utilizzabile con tastiera e mouse, ma principalmente per portare a termine le prime e principali configurazioni, testare il funzionamento e poi staccare il monitor e utilizzarla da remoto. Ad esempio, in questo caso, io dal mio PC con Ubuntu via SSH da terminale posso controllare gli aggiornamenti di sistema, installare nuovo software, eccetera. Essendo poi pensata per fungere da server, come dicevo, SEL arriva già con, ad esempio, preinstallato Apache 2, che ovviamente deve essere configurato, ma insomma avete capito. Tornando al DE, esso ci permette di lanciare programmi, gestire le finestre attive, perfino passare tra i desktop presenti e anche vedere l'ora corrente, ma come potete notare dalla grafica di tutto l'OS, decisamente minimale, non è questo il suo utilizzo principale. Ma questo non è un problema, anzi, a differenza di Fedora che abbiamo visto poc'anzi, questo essere così minimale permette all'OS di funzionare in modo più che accettabile. Inoltre, questa specifica versione del sistema operativo supporta già il Bluetooth del Wi-Fi e possiamo quindi ad esempio tranquillamente navigare sul web con Firefox. Come già ampiamente ripetuto, questo sistema non è pensato per essere un sostituto del PC, per quello potrebbe avere più senso puntare su OpenSUSE, ma la cosa più interessante di tutte è che SEL 12 è il primo OS, perlomeno tra quelli più famosi, ad essere completamente a 64 bit per i Raspberry Pi 3. Neanche Raspbian, che viene fornito dalla fondazione Raspberry Pi, è a 64 bit. SEL e OpenSUSE lo sono. Chapeau. SEL 12, essendo una distribuzione commerciale, non è completamente gratuita. In teoria occorrerebbe pagare per ricevere ad esempio gli aggiornamenti di sistema ed in generale avere accesso al supporto dedicato, ma per festeggiare il lancio di tale OS su Raspberry Pi 3, l'azienda regala un anno di aggiornamenti gratuiti semplicemente registrandosi sul sito ufficiale ed ottenendo un apposito codice da inserire nella configurazione del sistema. Il gestore dei pacchetti che muove questa distribuzione è Zipper, ma uno dei punti forti dell'OS è che offre un tool chiamato Yast2 che segue l'utente in ogni configurazione. In pratica, il 100% delle configurazioni, dal partizionamento dei dischi alla gestione delle reti e quant'altro, tutto viene gestito graficamente con apposite schermate dal facile utilizzo. E devo anche ammettere inoltre che il sistema è decisamente stabile, funziona davvero molto bene e insomma si vede che c'è dietro un gruppo che segue il progetto e che si fa pagare per quello che fa. SUSE Enterprise Linux è chiaramente pensata per una certa tipologia di utenza, che cerca un supporto commerciale e che ha determinate necessità. Ovviamente non è pensata per il progettino do it yourself della domenica, ma per chi fosse interessato alle peculiarità di questo OS, forse è meglio puntare sul lato comunitario OpenSUSE. Per chi invece vuole tirar su un serverino domestico e non è attratto da 100S o, come visto prima, ritiene Fedora 25 troppo pesante, lenta, eccetera, consiglio di dare un'occhiata ad Ubuntu Server, di cui vi ho parlato nel focus a cui vi accennavo prima e che trovate linkato in descrizione e nelle schede di questo video. Parlando di Ubuntu Server, eccoci giunti al terzo protagonista di oggi, Ubuntu Core 16. Core è la nuova versione di Ubuntu pensata principalmente per l'IoT. Al fine di utilizzare Core su un qualsiasi device compatibile, bisogna registrarsi sul sito di Canonical, l'azienda che segue lo sviluppo di Ubuntu, e una volta creato il nostro account, dovremmo importare nell'apposita pagina una o più chiavi pubbliche SSH da generare sui client come il nostro PC dai quali si vuole accedere da remoto ad Ubuntu Core. La procedura è abbastanza banale e sul sito di Canonical è spiegata passo passo. Una volta fatto ciò, è possibile avviare ad esempio il PI3 con Ubuntu Core e completare la prima installazione. Ma fra poco scoprirete perché vi sto intrattenendo qui e non ve la sto facendo vedere nella pratica. Al primo avvio di Core ci sarà richiesto di configurare la rete, inserire l'email con la quale siamo registrati sul sito di Canonical ed il sistema si autoconfigurerà e scaricherà automaticamente le chiavi SSH che avremmo inserito in precedenza su quel sito. Queste chiavi servono per poter accedere da remoto ad Ubuntu Core senza la necessità di inserire un nome utente e la rispettiva password, una procedura decisamente più sicura. C'è un però. Io ho seguito tutti gli step, fatto tutte le operazioni richieste per la configurazione, ma non sono riuscito ad eseguire il login su Core né dal PI stesso, cosa ovviamente non possibile, almeno non dal primo avvio, né dal client dal quale avevo generato le chiavi SSH.
qualcosa deve essere andato storto. Ho provato con diverse chiavi generate con o senza passphrase, su più client e quant'altro. Il sistema non mi ha mai permesso di accedere. Se qualcuno di voi ci è riuscito, mi faccia sapere nei commenti, perché mi piacerebbe davvero tanto provare con mano le potenzialità di Ubuntu Core. Ma perché? Che cambia rispetto ad Ubuntu tradizionale? Per prima cosa, il sistema ruota completamente attorno a Snappy, un gestore di pacchetti di nuova concezione creato da Canonical per essere utilizzato ad esempio su Ubuntu Phone ed in futuro su tutti i suoi sistemi operativi. I pacchetti software vengono distribuiti come Snap, appunto, e sono autosufficienti e contengono al loro interno tutto ciò di cui hanno bisogno, librerie comprese. Sono, insomma, self-contained. In più, non c'è necessità di uno store centralizzato. I vari programmi non interferiscono tra loro in nessun modo, non c'è comunque duplicazione di librerie se esse sono già presenti sul sistema, e tutta quanta la struttura è pensata per funzionare nel mondo mobile, sul cloud computing e per l'IoT. Tale sistema a pacchetti Snap è stato recentemente accettato anche da altre distribuzioni Linux, quindi oltre ad Ubuntu, quali Arch Linux, 100S, Debian, Fedora, Gentoo, OpenSUSE, Red Hat, eccetera, e ciò permette agli sviluppatori di distribuire pacchetti uguali per tutti gli OS, senza dover creare versioni ad hoc o preoccuparsi di eventuali dipendenze per librerie, eccetera. Inoltre, Ubuntu Core è pensata per essere piccolissimo, occupare pochissimo spazio, vediamo qui ad esempio rispetto a 100S7, poiché si tratta veramente del minimo indispensabile per poter fondamentalmente lanciare gli snap e quindi diminuire la possibilità di attacchi e aumentando anche la sicurezza del sistema. Dunque l'OS sulla carta è davvero davvero interessante, peccato che io non sia riuscito a provarlo a fondo, ma ci ritenterò nei prossimi giorni e vi farò sapere sicuramente sul blog come sarà andata. Ribadisco, se qualcuno di voi ci è riuscito, batta un colpo e mi faccia sapere. Ubuntu Core 16, SUSE Enterprise Linux 12, Fedora 25 si uniscono alla sfilza infinita di distribuzioni e sistemi funzionanti sul PI3, ampliandone ancora di più le possibilità. La cosa forse più importante di queste ultime tre arrivate è che esse sono seguite o commercialmente oppure da community decisamente importanti, il che non può che essere un bene per il piccolo microcomputer della fondazione inglese Raspberry Pi. Io mi fermo qui, lasciate un like se avete trovato il video interessante ed utile, e per qualsiasi domanda, commento, richiesta, dubbio o quant'altro non esitate a scrivermi nei commenti, sul blog o sui vari canali social. Tutti i link come sempre li trovate in descrizione. Ci sentiamo presto, ciao!